Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura andiamo ad Ortona, dove si è sfiorata la tragedia, intorno alla mezzanotte, perché un palazzo dell'Ater in contrada Fontegrande ha visto cedere due dei suoi pilastri. Così l'edificio si è inclinato leggermente in avanti ed ha cominciato a cedere, a scricchiolare. E gli inquilini sono stati evacuati, 13 per l'esattezza. Gli inquilini che questa mattina davanti al palazzo pericolante hanno cercato di recuperare chi ha potuto alcuni degli effetti personali e degli animali domestici. Andiamo a vedere tutto nel servizio che è stato realizzato per noi da Giuseppe Dintino. Ho sentito proprio una botta forte forte e tutte le di fa tutto l'appartamento. Ho preso, ho sceso le scale e tremavo come una foglia. Hanno pensato a una bomba o a un terremoto gli inquilini che sono stati svegliati nel cuore della notte quando due pilastri del loro palazzo hanno ceduto. È successo a Ortona, in contrada Fontegrande, un quartiere popolare composto da palazzine Ater. Intorno alla mezzanotte il fabbricato si è scosso e 13 persone, suddivise in 8 unità abitative, sono state costrette alla fuga. Uno scoppio come una bomba. E poi ho visto come vedere la terra quando si apre. Che si apriva dentro casa mia, il muro, tutto quanto si stava spaccando. In quel momento ho preso mia moglie e gli ho detto: usciamo, che qua il palazzo crolla. E io la mattina sono sceso, controllo ogni giorno i pilastri. E ieri mattina mia moglie gli ho detto: guarda, si è allargato ancora di più questa. Perché controllava i pilastri tutti i Perché giorni? è da diversi giorni che ho visto che i pilastri erano crepati, ma da diversi E lo giorni. avete segnalato all'Ater? Sì, avevo telefonato all'Ater. C'è un dislivello preoccupante e crepe nei piloni. Gli inquilini segnalavano questo all'ente che gestisce le palazzine. L'Ater alcuni mesi fa è intervenuta, ha completato i lavori e ora è all'opera su altri fabbricati del quartiere. Erano lavori di manutenzione ordinaria, non di ristrutturazione, così il direttore dell'azienda. Questa iniziativa di manutenzione rientra in attività manutentive, come dire, di primo livello, cioè se degli immobili, non questi, hanno una caduta di un frontalino, hanno un problema su un balcone, hanno un problema su una facciata e evidentemente queste vengono segnalate e poi oggetto di iniziative di istanza da parte nostra per costruire programmazione. Un conto è invece intervenire dal punto di vista strutturale della parte, come dire, più importante dell'edificio che merita, come dire, delle analisi diverse. Ripeto, come vede qui ci sono delle palazzine che sono simili e quindi la domanda è: come mai questa ha avuto una problematica di questo tipo e quella a fianco no? E mentre l'Ater sta capendo dove trasferire gli inquilini, il comune si è mosso per trovare degli alloggi temporanei. Alcune hanno trovato alloggio presso altri familiari, 4 famiglie invece sono state alloggiate presso un B&B della città e adesso valuteremo anche il futuro perché sicuramente i tempi saranno molto lunghi. In mattinata alcuni inquilini sono rientrati a casa, giusto il tempo di recuperare gli animali domestici, qualche panno o il cellulare. Poi però i vigili del fuoco hanno deciso di interrompere il recupero dei beni perché il palazzo è instabile e continua a muoversi. A breve i lavori di puntellamento e messa in sicurezza. Per gli inquilini intanto solo un grande spavento, fortunato esito di una storia che sarebbe potuta finire in maniera ben peggiore. Dobbiamo ringraziare che non è crollato perché a quest'ora non ci sarebbero i morti da levare da là. Per poco ci siamo salvati. Proseguiamo adesso con la cronaca. Edilizia abusiva e smaltimento illecito di rifiuti speciali tombati nel sottosuolo. Questi reati contestati ad un cittadino albanese che hanno portato i finanzieri del reparto operativo aeronavale al sequestro preventivo della struttura polisportiva Iale di Pescara. Vediamo il servizio di Jacopo Forcella. I finanzieri del reparto operativo aeronavale hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pescara su richiesta della Procura di un'area nella struttura polisportiva Iale. Sul sito illecitamente occupato da soggetti di nazionalità albanese è stata realizzata una trasformazione edilizia abusiva e sono stati smaltiti svariati quantitativi di rifiuti speciali tombati nel sottosuolo. L'esecuzione del provvedimento di sequestro costituisce l'epilogo di
di un'attività di indagine innescata dai finanzieri della sezione aerea di Pescara. Gli elementi indiziari raccolti a carico dell'indagato hanno permesso di documentarne l'occupazione abusiva della struttura adibita a ex spogliatoio del campo sportivo Iale, gli abusi edilizi e l'illecita gestione di rifiuti, in totale spregio delle norme di tutela ambientale del territorio. Relativamente agli aspetti ambientali e della salute dei cittadini, a seguito dell'intervento è stata informata l'ARTA per l'esecuzione della campionatura dei rifiuti rinvenuti e la successiva bonifica del sito sequestrato da effettuare a carico del trasgressore. Parallelamente, i dati acquisiti dalle Fiamme Gialle sono stati trasmessi ai competenti enti ai fini della quantificazione degli importi dei tributi non versati per i conferimenti illeciti di rifiuti, la cosiddetta ecotassa da addebitare al responsabile. Sul posto è intervenuto anche personale del gruppo Guardia di Finanza Pescara, della Polizia Municipale, dei Vigili del Fuoco, dell'azienda sanitaria locale e dei servizi sociali e un rappresentante del Comune di Pescara. Restiamo a Pescara, al via la demolizione della sede storica del liceo Marconi. I lavori partiranno nelle prossime ore. Nel frattempo il dirigente scolastico parla delle azioni messe in campo per questo inizio di anno scolastico. Il servizio di Paolo Renzetti. È partita la demolizione della sede storica del liceo Marconi di Pescara di via Marino da Caramanico, così come era stato annunciato la scorsa primavera dalla provincia di Pescara. Gli studenti hanno iniziato l'anno scolastico in altri plessi, anche se fra 12 giorni sarà operativa la sede provvisoria all'ex Fater. Nel prossimo anno scolastico poi si ripartirà tutti nella sede di via Marino da Caramanico una volta conclusi i lavori, che dureranno 8 mesi. Sta procedendo benissimo secondo le indicazioni date. Noi siamo veramente in grande collaborazione dal 1° settembre che sono qui, c'è una sinergica collaborazione con la provincia, quindi io e l'ingegnere Urbani e altri addetti ai lavori ci rechiamo spesso nei cantieri, quindi monitoriamo, non dico tutti i giorni ma quasi, la situazione e siamo veramente soddisfatti perché i nostri operatori stanno lavorando anche di domenica affinché si possa rientrare nel migliore dei modi ed essere accolti e accogliere nel migliore dei modi. Il 18 di ottobre, ci sentiamo di dire questo, che il 18 di ottobre tutte le classi del liceo Marconi rientreranno in presenza, come stanno facendo, ma volevo dire in orario antimeridiano, quindi tutti avranno la loro giornata, la loro mattinata di scuola e non i loro pomeriggi, purtroppo per alcuni, dopotutto sono soltanto 10 giorni di turni pomeridiani, perché per andare incontro alle esigenze di questi bravissimi ragazzi abbiamo cercato di far sì che una settimana rientrasse un gruppo di classi, la settimana successiva un altro gruppo. Contrattualmente l'operatore economico ha 8 mesi di tempo per la realizzazione dei 2 corpi di fabbrica che dovranno già ridare oltre 40 aule a questa scuola. Poi abbiamo un terzo lotto che ci assicurerà la realizzazione del terzo edificio. Io sono ottimista, l'operatore economico ha già preso in mano la situazione, il cantiere, e c'è un'ottima organizzazione con la demolizione che sta avvenendo nel rispetto di tutte le norme che la filiera richiede e, ripeto, io sono possibilista e ottimista che in 8 mesi riavremo 2 corpi di fabbrica. Spero che vicende che interessano il mercato ultimo, con molti interventi che stanno partendo in campo nazionale per i famosi programmi nazionali che tutti conosciamo in ordine all'efficientamento termico energetico, bonus per l'adeguamento sismico eccetera, non condizioni tanto l'operatore economico che si sta già prodigando per l'approvvigionamento di ogni materiale per far sì che la filiera venga attuata nel rispetto dei tempi. Adesso andiamo a Teramo. Il Comune ha deciso di diminuire la pressione fiscale della Tari, la tassa sui rifiuti urbani, su cittadini ed imprese, una decisione presa per fronteggiare l'emergenza Covid-19 che prevede agevolazioni secondo parametri di progressività per le utenze domestiche e non. Vediamo il servizio di Tania Bonnici Castelli.
Al fine di fronteggiare l'emergenza Covid-19, il Comune di Teramo ha deciso di introdurre alcune agevolazioni alla TARI, la tassa dei rifiuti urbani, sia a favore delle utenze domestiche che per quelle non domestiche. Sin dall'inizio del mandato, una delle principali finalità perseguite e annunciate dall'attuale amministrazione comunale è stata quella di voler ridurre progressivamente l'importo di questa tassa. Il sindaco Gianguido D'Alberto rimarca che si tratta di un risultato che è anche frutto della ristrutturazione della Teramo Ambiente, con la riduzione dei costi fissi che gravavano sui cittadini a causa di una gestione politico-amministrativa totalmente inadeguata. A breve il percorso si completerà con l'entrata a regime della società in-house, che tornerà a fare della Team non un'azienda a servizio della politica, ma una società a servizio del cittadino. Così, mentre in tutta Italia la TARI aumenta, a Teramo diminuisce per il terzo anno consecutivo. Soddisfatta l'assessore al bilancio Stefania Di Padova, che sottolinea come la riduzione si basi sul principio della progressività sia per le famiglie che per le imprese, interessando nel primo caso le categorie maggiormente colpite in virtù dell'ampliamento del dato ISEE, mentre per le imprese si terrà conto del periodo di chiusura. Nei prossimi giorni sul sito internet del Comune di Teramo sarà pubblicato l'avviso con il modulo ad uso dei contribuenti delle utenze domestiche. Per quanto riguarda queste utenze, le agevolazioni interessano i cittadini che, a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19, versino in condizioni di difficoltà sociale ed economica, secondo alcuni parametri. Un importo ISEE pari o inferiore a 5.000 euro porterà ad uno sgravio totale della bolletta TARI. Tra 5.000 e 8.000 lo sgravio sarà del 70%, tra gli 8.000 e i 10.000 euro lo sgravio sarà del 40%, tra i 10.000 e i 15.000 lo sgravio sarà del 25%. Per quanto riguarda invece le agevolazioni TARI a favore delle utenze non domestiche, queste sono inerenti alle attività interessate dai provvedimenti che hanno disposto chiusure obbligatorie o restrizioni all'esercizio. Esse verranno applicate direttamente dal gestore e non vi è pertanto necessità di presentare alcuna istanza. È partito il conto alla rovescia per l'apertura del nuovo hub vaccinale di Pescara, che sorgerà presso l'outlet di Città Sant'Angelo. Vediamo. È praticamente in via di ultimazione l'iter amministrativo per l'apertura del nuovo centro vaccinale di Pescara all'interno dell'outlet Village di Città Sant'Angelo. La nuova soluzione è stata individuata dopo la chiusura dell'hub del Palafiere di via Tirino dopo oltre 6 mesi di vaccinazioni. I tecnici della ASL di Pescara hanno effettuato alcuni sopralluoghi prima di dare l'ok alla realizzazione del nuovo centro della provincia di Pescara. Nei prossimi giorni si inizierà con le prime inoculazioni prima di far entrare la struttura a pieno regime, soddisfatto il sindaco di Città Sant'Angelo Matteo Perazzetti. A seguito dell'interlocuzione con la ASL, che ha individuato il polo di Città Sant'Angelo come polo per poter gestire e continuare quella battaglia della vaccinazione contro il Covid, abbiamo identificato di comune accordo una grande struttura di facile utilizzo con un grande parcheggio e prossima a tutta l'area metropolitana, che sicuramente fornirà una facile fruibilità da parte di tutti i cittadini della provincia di Pescara che verranno lì ad effettuare la seconda dose, la terza dose o in alternativa anche le dosi primarie. Usiamo il condizionale, ma venerdì dovrebbe iniziare, diciamo, la vaccinazione nella zona dell'outlet. Abbiamo già eseguito un sopralluogo con la ASL e anche con i proprietari dello stabile, stiamo portando tutti quanti quelli che sono i materiali, stiamo organizzando tutta quanta la fase di accoglienza di tutti quanti i pazienti. Da quello che si era detto, entro venerdì la struttura entrerà in funzione, piano piano poi si andranno ad implementare quelle che sono le linee, finché si entrerà a pieno regime, penso entro 10 giorni. Io non credo che sia un punto di cui ho una medaglia su cui apporsi. Oggi facciamo una grande battaglia di comune accordo con tutti quanti noi i comuni del nostro territorio. L'Abruzzo è riuscito a reagire bene, la provincia di Pescara ha reagito bene, è stata Pescara e Montesilvano a raccogliere i primi 2 grandi centri hub. Noi abbiamo accolto quelli che sono stati il territorio nostro per Città Sant'Angelo e Elice. Oggi siamo pronti a poter accogliere invece anche grandi mole di persone.
Cambio al vertice della CISL provinciale di Pescara, dove lascia per limiti di età raggiunti Umberto Coccia. Al suo posto arriva Franco Pescara. Passaggio del testimone ai vertici del sindacato CISL, Franco Pescara di Popoli è il nuovo responsabile della CISL della provincia di Pescara. È stato nominato all'unanimità dal Consiglio Generale della CISL Abruzzo Molise. Pescara guiderà la CISL territoriale finora presieduta da Umberto Coccia, che lascia l'incarico per limiti di età. Il nuovo responsabile è in CISL dal 1989 come delegato della FAIS CISL all'interno della Crodo, poi Campari, e oggi anche come segretario generale della Federazione Agroalimentare della CISL Abruzzo Molise. Abbiamo diverse crisi, l'Ariello, la Brioni, abbiamo anche delle eccellenze, però che non dimentichiamo, abbiamo la Gran Guizza a Popoli, la Rolli che si è appena inserita da l'anno, più altre situazioni dove le cose vanno bene, abbiamo la cantina Zaccagnini, però queste situazioni sono da controllare. Noi abbiamo bisogno veramente di una partecipazione anche politica attiva della regione, perché con le politiche che si stanno attuando nella nostra regione, particolarmente nella provincia di Pescara, i risultati purtroppo non sono quelli attesi. Noi ci aspettiamo una condivisione sia con la regione sia con le aziende affinché si rilanci questo settore. Abbiamo l'opportunità di questo PNNR che deve essere sicuramente sfruttato. Ci auguriamo che le sinergie messe assieme riusciranno a dare delle risposte ai lavoratori e alle lavoratrici. Purtroppo due problemi molto molto seri. Poi non dimentichiamo che già Penne è, per essere raggiunta, un problema. Se chiude quell'azienda o diminuisce la forza lavoro, ci saranno anche problemi nel territorio di risorse che vengono distribuite nel territorio, perché se non c'è lo stipendio uno non ha la spesa, ha qualche problema a farla, quindi si impoverisce il territorio ed è un problema ulteriore a quello della chiusura o ridimensionamento delle attività produttive. Poi su Pescara noi abbiamo un'altra cosa che non possiamo non perdere, il famoso progetto della Grande Pescara. Pescara è la città tra virgolette più importante d'Abruzzo, deve essere rilanciata sotto tutti i punti di vista, sulla viabilità, la Roma-Pescara. Dobbiamo fare una serie di iniziative che non possiamo più stare fermi a guardare le inerzie che ci sono. A Pescara da oggi saranno disponibili 19 nuove rastelliere per biciclette grazie ad una proficua collaborazione fra l'amministrazione comunale e l'ACI. Vediamo. Da oggi a Pescara ci saranno 19 nuove rastrelliere per i possessori proprietari di biciclette grazie ad una sinergia tra l'amministrazione comunale e l'Automobile Club di Pescara. Presidente, una bella notizia, perché a Pescara effettivamente mancavano delle rastrelliere. Ma non è detto, non è che mancavano, noi abbiamo raccolto un po' quel messaggio che il sindaco Maci ha lanciato a inizio estate per il rispetto del decoro della cosa pubblica della nostra città. Cittadina che è così bella, vedendo tante biciclette lungo il lungomare con legate male, accatastate sulle aiuole, quindi ci è sembrato un bel gesto, un piccolissimo contributo che diamo alla città di apprezzamento anche all'opera che l'amministrazione sta facendo, quindi abbiamo voluto far realizzare queste rastrelliere mantenendo un po' lo stile di quelle che già esistono, e abbiamo voluto anche inserire quello che a noi poi preme di più, che noi ci interessiamo di sicurezza stradale e di mobilità sostenibile, quindi cosa di meglio che lanciare nel centro della città e nelle altre zone dove verranno installate le rastrelliere anche quel messaggio che noi normalmente portiamo quando siamo sponsor del Giro d'Italia, quindi un messaggio per tutti i cittadini volto al rispetto reciproco, perché il rispetto delle regole, senza che lo diciamo, è di default, però il rispetto reciproco, perché spesso dimentichiamo che un giorno siamo automobilisti, un giorno siamo ciclisti, un giorno siamo pedoni, quindi non possiamo poi ogni giorno a seconda di quello che facciamo criticare gli altri. Allora noi cerchiamo di promuovere questo rispetto, che è un sentimento fondamentale per la convivenza nelle nostre città. Ti devo ringraziare l'Automobile Club di Pescara nelle persone del presidente Sartorelli, del vicepresidente Brozzetti e del direttore Berardi e di tutti i soci che hanno sposato questa iniziativa, e quindi è una donazione che il comune riceve. Ormai da anni abbiamo lanciato questa campagna.
campagna di diffusione, di posizionamento di stralli per le biciclette. In questo caso non parliamo di posizioni multiple di biciclette, ma parliamo di elementi di arredo urbano anche pregevoli, appunto sponsorizzate dall'Automobile Club. Per quanto riguarda la Riviera, è chiaro che ci approssimiamo al periodo invernale, per cui le rastrelliere che sono oggi presenti in grande quantità sul lungomare verranno poi anche riposizionate nel corso della stagione in altri luoghi della città, proprio per offrire una buona alternativa ai tanti ciclisti che utilizzano la città. Ormai abbiamo superato abbondantemente il milione di passaggi di biciclette sui nostri contabici esistenti in città, e questo è un risultato molto lusinghiero, è il risultato di una politica sulla mobilità sostenibile che sta dando ottimi frutti grazie ai cittadini che la sposano in pieno. Adesso passiamo allo sport con il calcio di Serie C in primo piano. Il Pescara non ci sta e dopo la sconfitta con la Reggiana segnata da una serie di sviste clamorose dell'arbitro Maranesi di Ciampino ha inoltrato un preannuncio di reclamo. Dunque il giudice sportivo non ha omologato il risultato. Restano i provvedimenti disciplinari, un turno di squalifica per Diambo e Di Gennaro. Nelle motivazioni dell'espulsione del portiere fa specie vedere come venga indicato il minuto dell'azione, 16° del primo tempo, chiaramente diverso da quello in cui si è effettivamente verificata l'azione, che vedete il 43° del secondo tempo. Ed è proprio questo episodio sul quale si concentrano le attenzioni del Pescara, secondo cui, come dichiarato a fine gara dal presidente Sebastiani, il portiere non poteva essere espulso in quella circostanza. Le speranze di una ripetizione della gara però sono minime. Per quanto concerne il campo, tutti negativi agli ultimi tamponi effettuati i giocatori del Delfino, compreso Davide Veroli, che era risultato positivo qualche giorno fa. Per la gara di lunedì sera Auteri potrebbe riavere a disposizione Pompetti a centrocampo, molto più difficili nei recuperi di Frascatore e Drudi. E noi adesso proseguiamo con il Teramo. È tornato a lavorare il Diavolo dopo il successo di sabato pomeriggio contro la Viterbese. 3 punti arrivati grazie alla rete di un centrocampista come Marco Cucurullo, con gli attaccanti che per il momento stanno trovando poco la via della rete, ma Simone Rosso è convinto che con pazienza anche il tridente inizierà ad ingranare. Vediamo. Ma guarda, alle prime partite la condizione non era ancora quella ottimale. Già il fatto che comunque sabato sono riuscito a fare 90 minuti, che è una cosa che il mio fisico, comunque le mie caratteristiche mi permettono di fare, con comunque dei dati anche importanti a livelli aerobici, mi dà la sensazione, mi dà fiducia che comunque sto entrando in condizione. Purtroppo sono dei percorsi, ci sono delle partite magari che sono tutte differenti dalle altre, che magari in alcune c'è la possibilità di essere meno visibile, ecco. Però la cosa che mi preme a me era quella di entrare in condizione il prima possibile, e secondo me anche a livello fisico mi sono sentito quasi al 100%, e lo dimostra il fatto che comunque sono riuscito a fare una partita di 90 minuti tenendo comunque intensità molto alte, perché era una partita comunque che richiedeva anche a livello di tensione, di pressioni, comunque una parità vera. Quindi sotto questo punto di vista sono contento, perché penso, e poi mi conosco, di essere quasi riuscito a raggiungere il 100% della mia condizione fisica. Guarda, il gol per un attaccante penso che sia la vita, è tutto. È una cosa che secondo me più si pensa al gol, più con ossessione la vai a ricercare e meno arriva. Per la mia esperienza so che è così. È una cosa che purtroppo viene con gli eventi, viene con le cose di squadra. In questo momento è vero, il reparto avanzato ha segnato poco, però comunque siamo tutti contenti che, anche se non siamo riusciti a segnare, sabato è arrivata una vittoria che per noi era questione di vita o di morte. È logico che il gol per noi attaccanti è ossigeno, è aria, è respiro, però purtroppo in questo momento non sta arrivando, perché i numeri dicono questo, la verità è questa, ma
però abbiamo sempre la fiducia, ci alleniamo bene e sono convinto che col passare delle partite, con la speranza già da sabato, possa arrivare un gol per quanto riguarda noi attaccanti. Ogni partita non puoi mai dar per scontato niente, perché ci sono visti risultati che anche nel nostro stesso girone di big che magari potevano andare a perdere in campi magari meno blasonati. È un campionato talmente difficile che purtroppo se si guarda il calendario non si sa mai, cioè non si ha mai la certezza che le big possano vincere, perché ripeto, le squadre che noi abbiamo affrontato penso che comunque sotto il punto di vista del gioco non siamo stati inferiori mai a nessuno, però purtroppo le partite, ognuna c'ha la storia a sé, ognuna è dettata da tanti episodi, quindi sono partite che purtroppo solamente gettando il cuore oltre l'ostacolo si riescono a vincere. Non ti direi che una mi ha fatto meno impressione dell'altra, purtroppo è un campionato talmente equilibrato che tutte le partite sono difficili a prescindere dall'avversario e dal campo in cui si andrà a giocare. Adesso la Serie D alle 15 allo stadio Mariani Pavone di Pineto si disputerà la prosecuzione della gara di campionato fra Castelnuovo e Fano, partita della seconda giornata che lo scorso 26 di settembre fu interrotta, sospesa e rinviata dopo 13 minuti per l'infortunio dell'arbitro. Per le ultime andiamo in collegamento a Pineto con Stefano Recanati. Linea a te Stefano. Buon pomeriggio a voi, mezz'ora e poco più all'inizio di questa partita, come avete detto già voi, si riprenderà dal 13° minuto del primo tempo, 0-0 il parziale, quando il direttore di gara aveva accusato un problema fisico e poi fu costretto a rinviare la gara, il direttore di gara era il signor Fantozzi di Civitavecchia. Oggi ci sarà Giuseppe Allegretta di Molfetta, le formazioni sono in campo per il riscaldamento. Allora andiamo subito a darvi 22 in campo con il Castelnuovo, che praticamente cambia un solo uomo rispetto alla partita di domenica contro l'Avastese nel derby, con Grace in porta, poi Pulsori, San Severino, Casimiri, Orlando, Corticchi, Alfieri, Petronelli, Emili, De Giglio e Ripa, allenatore Guido Di Fabio, in panchina Natale, Cangemi, Emili, Leonardo, Marianeschi, Foglia, Ludovici, Modugno, Camara e Ragni. Il Fano che si stira in campo con Zafestas, Gualtieri, Del Rosso, Licaziu, Vavassori, Manè, Tortori, Antezza, Brosi, Esposito e Casolla. In panchina ci sono Tolomeo, Pierpaoli, Maglie, Martignetti, Zanolla, Zanni, Fontana, Tommasini e Dellicari. Come detto, mezz'ora all'inizio di questa partita, Castelnuovo che punta a riprendere la corsa dopo il mezzo passo falso in casa nel derby contro l'Avastese, finita 1-1 domenica scorsa, anche per mantenersi nei piani alti della classifica, stessa cosa che vuole fare il Fano, che domenica scorsa ha centrato un ottimo risultato contro il Tolentino, una squadra che vuole anche essa ben figurare in questo campionato. Squadre che sono in campo, come detto, stanno effettuando i riti di riscaldamento prima della gara. Per ora è tutto, il servizio che andrà in onda nel telegiornale di questa sera a voi. Grazie Stefano, buon lavoro. Noi proseguiamo con la pagina dello sport, passiamo al volley, rinnovamento e ancora maggiori ambizioni per l'Abba Pineto Volley, presentata ieri sera la squadra del presidente Abbondanza. Guarda con fiducia al prossimo campionato maschile di A3, sperando di fare meglio della passata stagione. Il servizio è di Sergio Zappalorto. Presidente Guido Abbondanza dell'Abba Pineto Volley, ci riproviamo, come si dice in questi casi. Sì, ci riproviamo, come dire, con tanto animo, tanta forza e tanta buona volontà. Diciamo. È un po' speriamo di fortuna, perché dice lo slogan, ritenta sarai più fortunato. Ma sì, speriamo con la fortuna, però io ritengo che la fortuna bisogna anche cercarsela e quindi dobbiamo anche noi come società eventualmente fare un po' di autocritica se l'anno scorso, come dire, abbiamo mancato per un soffio quello che è stato, diciamo, la promozione. Però
ecco, non dimentichiamoci che l'anno scorso noi venivamo da, eravamo neopromosse e quindi dovevamo fare un campionato per stabilizzarci, un campionato di riposizionamento, invece poi è uscito fuori un campionato spettacolare, però dai, ci riproviamo quest'anno. Avete una gran bella squadra, ci sono tante aspettative, naturalmente più esperta rispetto a un anno fa. Sì, anche se la squadra è molto giovane, però ci sono diversi elementi esperti, diversi elementi che possono dare quel quid in più che magari è mancato lo scorso anno. La soddisfazione è anche di rivedere una parte di pubblico, non tutta, però insomma siamo a buon punto. Questa è la cosa che ci rende più felici proprio quest'anno, perché giocare... Mi sorridono gli occhi. Assolutamente sì, vedere il Pallavolley, non dico pieno perché la capienza pare che sia stata aumentata per adesso al 50%, ma rivedere comunque il Pallavolley già al 50% con la foga e l'impeto che possono avere il popolo pinetese ci dà una gioia immensa e sicuramente ci trascinerà per risultati più importanti. Chiudiamo così, al 50% ci ha pensato qualcun altro, ci penserà sperando nel 75%, al resto deve pensare la squadra, a trascinare il pubblico. Ma noi abbiamo lavorato quest'estate proprio perché per allestire una squadra importante, abbiamo fatto di tutto per prendere in ogni ruolo quelle pedine che noi ritenevamo opportune che potesse completare appunto un roster di qualità. E, come dire, sulla carta ci siamo riusciti, adesso il campo lo dovrà dire. Termina qui questa edizione del TG6, prossimo appuntamento alle 19, se volete troverete on demand i nostri servizi su YouTube, sul sito tv6.it e sui nostri social. Da parte mia l'augurio di una buona giornata.